Ciao a tutti da Valeria. Come sapete già, Film Is Now è il media partner del Trailer Film Fest che si terrà dal 5 all'8 ottobre di quest'anno a Milano. Il mese scorso abbiamo lanciato il concorso per il miglior pitch trailer, cioè trailer di film non ancora realizzati, e oggi vi mostrerò i 10 pitch trailer in concorso che sono stati selezionati tra i numerosi che avete inviato. Buona visione, fatemi sapere nei commenti sotto qual è il vostro preferito. Ciao, a presto! Ok, in effetti non so come sia successo. È stato tutto molto veloce. Ma spiegatemi perché un tizio dovrebbe darvi 500 euro a notte per dormire in un trilocale anonimo, peraltro arredato malissimo, e non andare in una suite di un hotel a 5 stelle. Tu mi dai una copia delle chiavi. Facciamo un bel duplicato e lo passiamo al nostro amico. Ha già detto che restituirà l'alloggio come l'ha trovato. Vabbè, quindi... E quindi il tizio non vuole l'appartamento di tuo nonno per scoparsi l'amante? Sveglia. No, certo. Lo usa per affettare giovani vergini al chiaror di luna. Fammi finire, perché il brillante testa di cazzo che mi hai messo in casa è tutto meno che discreto. Si è messo a fare dei buchi col trapano ieri notte. E sai chi è venuta a dirmelo? La vecchia stronza del piano di sopra. E ora sono qui. C'è nessuno? My father gave me up for adoption at the age of 9. My mother died of cancer soon after. I haven't seen him since. And now he's also gone as well. Coming back here is painful. It's only temporary. You don't have to live here forever. I didn't hear you come in. Is everything okay? Something's not right in this house. Dad. Mom. Your father believed you'd be safe by keeping you far away. I don't get it. It wasn't cancer that killed your mother. It was a curse. On his wedding day, your great-grandfather killed his new wife so he could inherit her estate. He knew she was pregnant, but what he didn't know was that the woman was a witch and that when they buried her, she was still alive. She put a curse on him and his descendants. Now me. What does she want? Death. Afraid of you!
attention is happening in this house. Devono stare qui, capito? Si devono vedere bene. Questa qui è strategia, questo è marketing. Marketing? Siamo rimasti in quattro in paese. Che ha detto? Shh. Ci vede il ballatore, guarda com'è. Veloce. Ed anche molto poetico. Poetico? Le poesie erano le mie. Io ho sempre voluto tanto bene, come se foste figli miei. Bosco! Vaffanculo anche te! Bosco! Era tanto un bell'uomo. Che ne so? Poverino, è triste per la sua zia. Ma che la zia? La zia sta bene. Promettetemelo! Che è morta. Secondo te? E così sia la casa che tutti i terreni. Terreni? Ma quali terreni? Fallo finire. Andranno a voi solo se li coltiverete insieme d'amore e d'accordo. Io non gli sono stato vicino. Ehi! Sei andato via e non ci abbiamo visto per anni. Buongiorno notaio, tutto bene? Saluto a casa! Quindi te ne vai? È certo che me ne vado. Questi sono i poderi ruspanti. Sono circa 122 ettari e mezzo. Pianta più, pianta meno. E sono tutti nostri? Solo se deciderete di coltivarli. Yeah, so I was saying, this is really not gonna work out. You need to... Ragazzi! Ragazzi! Io sono Fedele Ruspanti e questa è la mia terra! Perché? Cosa c'è là? È morta. Quattro ragazzi massacrati nel bosco. Risolvere il caso.
visto. Eravamo in centro città, ci siamo fatti la foto e è finita lì. Forse un'operazione virale, forse pubblicità. Magari c'è anche qualcosa di vero, chi lo sa. No, non abbiamo scoperto chi fosse. Per qualche tempo ha attirato un po' l'attenzione su di sé, poi è sparito. Chissà che fine ha fatto. Divertente da disegnare e mi è piaciuto, insomma. Credo che la sua storia vada ancora raccontata. Personaggio un po' italiano, un po' sfortunato. Poteva essere originale, ma... Credo sia una trovata pubblicitaria. Sì, vabbè, facciamo il film. Ma i diritti a chi li chiediamo? Un supereroe che ha perso i poteri, altri non è che qualcuno che non ha un posto nel mondo. Sa di non essere all'altezza di ciò che gli altri si aspettano da lui. E questo credo sia molto triste, molto drammatico. Supereroe? Ma se quello è un supereroe... Non è un po' magrolino per fare supereroe? Avremo sempre bisogno di supereroi. Stiamo parlando di qualcuno che aveva bisogno di essere ascoltato, che chiedeva qualcosa. E non credo abbia ricevuto le risposte che cercava. Chissà adesso dove si trova, se continua a porsi le stesse domande, se era solo un mitomane, qualcuno che cercava pubblicità o se magari il suo bisogno era sincero. Mi auguro che abbia trovato il suo posto nel mondo, la sua vera identità. Non sono i superpoteri o un costume che definiscono un supereroe. Mi chiedo, nel momento di pericolo, avrebbe saputo dimostrare il suo valore? Sarebbe stato un vero supereroe? Eravamo un sussurro impronunciabile, vite segrete, sepolte dal tempo e dimenticate dagli uomini. Ma oggi quel sussurro si è fatto grido. Un grido di sacrificio, di libertà, di giustizia. Un grido di vendetta. Voi siete gli immondi. Se qualcuno dovesse venire a sapere che noi esistiamo, saremmo tutte in pericolo. Ordine? Eliminarle, signore. Stai attento a come ti rivolgi a me, perché sono pronto a riscrivere il tuo destino. Il nostro segreto è stato scoperto. E la Terra, sotto la torre di Magda, l'ha tremato. E che le fiamme possano purificare e liberare dal male. Ho visto morire tutte le persone che amavo. La notte scorsa è successo di nuovo. Si tratta di te, Amanda. Noi siamo figlie di Magda. E come tali abbiamo dei doveri a cui non possiamo sottrarci. Che sia vuota il sangue sacro. Perché ho deciso di morire? Probabilmente per il mondo. Oppure
Forse per quella sensazione di ricominciare da zero. Mi sento bene. Dove vai, bellezza? Dove va il tuo catorcio, capo? Ho bisogno di morire. Tu hai bisogno di un analista, amico mio. Ho portato 30.000 euro. Benvenuto in paradiso, fratello mio. Hey, Jones. Hai trovato il non morto? Aspetta, aspetta, aspetta. Quindi non era lui? Allora, è lui? Sì, credo di sì. Avevo detto credo. E quello me lo cambi incassare! Faresti schifo persino al mio cane! Una donna giura che quest'uomo sia il nipote della sua vicina. E allora? Dice anche che dovrebbe stare 3,5 metri sotto terra. Riconosci quest'uomo? Non saprei, non ricordo. Qui si mangia e si beve. Ti è tornata la memoria? Ok, ok, va bene. Quella faccia da stronzo non mi è nuova. Volete per caso una birra? Diteci. E immagino che un bel abbraccio di gruppo sia fuori discussione, vero? Ah, e per la cronaca, le tue foto sono una merda. Ma è che? Ehi! Hey. Bella compa, come stai? Ha una vita con te, vero? Sì. Ti sei fatto secco! Grazie, ho perso una ventina di chili. Quanto? 20. Buono, buono, aspetta, aiuto te! No, no, tranquillo! Aiuto te! Assa fai! Sì, aiuto te! Casco, lei è il bello pacchionetto, eh! Sì. Ta fotteva la spesa! E ta fotte! Vabbè, dai, tranquillo, ci penso io! Mamma che ha preso per il secondo di quei due. E tu invece sei ingrassato a quanto vedo. Falla via, sembra tanto schifo, sono ancora a fare i tuoi. Sei grasso e che soltanto un po' di pancia ed è normalissimo, ce l'hanno tutti, ce l'ho io e ce l'ha qualsiasi altra persona. Giulia, alzati e vattene.